quel capriccioso ragazzino che sgridavi sempre per suo fare birichino. Mamma, non sono più quel capriccioso ragazzino che sgridavi sempre per suo fare birichino. Ora son cresciuto e sento fremito nel cuore che, oh mamma, dal segnale dell'amore è una che faccio, interrompo? È un peccato interrompere, però. Voi l'avete riconosciuta questa voce? Gli dobbiamo così tanto. Mamma, voglio anch'io la fidanzata. E questo signore, bellissimo, questo signore in gambissima, questo signore uomo buono e corretto, questo signore con un talento speciale a scoprire i talenti, lo ascoltiamo ancora oggi. Lui è Natalino Otto. E a Natalino Otto facciamo arrivare ovunque un applauso gigante, perché Silvia Codognotto Sandon è qui con noi, grazie, ed è la sua magnifica figlia. Produttore indipendente nel campo delle produzioni multimediali in Italia e all'estero. Tra poco vi mostro un'opera d'arte che è l'ultima dedicata a suo papà. Ben arrivata Silvia. Grazie, mi tolgo anche l'occhiale. Sì, anche gli occhi sono belli, perché coprirli? No, perché a volte mi danno fastidio le luci. Le tutto luci. Qua. Silvia Codognotto, sì. Perché Codognotto era... il era nome il di papà, era il nome di papà. Si chiamava Natale Codognotto. Perché era nato a Natale? Il giorno di Natale, alla mezzanotte del 24 dicembre del 1912, quindi come Gesù bambino. E qualcosa, bisognava, insomma, c'era qualcosa. Allora, il secondo libro che Silvia dedica a suo papà Natalino Otto, La classe degli asini, Natalino Otto, 53 anni dopo, io ve lo mostro, cioè, ho fatto le prove, cerco di non rovinare nulla. C'è questo signore meraviglioso, meraviglioso in copertina, ed è un cofanetto, poi si apre e c'è Natalino, c'è la sua firma, e si apre ancora e ci sono i suoi dischi all'interno, e questa è una grande, grandissima ricchezza, più dei video di cui vi parleremo tra poco. E poi arriva quella classe degli asini con il racconto, le foto, le immagini. Silvia, grazie innanzitutto, perché tutelare la memoria e insegnare a un ragazzo che oggi ha 15 anni, 20 mm-hmm. anni, che cosa abbia significato Natalino Otto e tutto qua dentro. Ecco, voglio precisare che quella è l'unica vera biografia originale e legale su Natalino Otto, perché so che c'è in giro un altro libro fatto mm-hmm. da un'altra persona. Mi hanno detto, dice, ci sono delle cose dentro. Precisazione, la ragazza esatto. è precisa, ve lo dico subito. Sì, assolutamente. Molto, molto precise. Allora, noi parleremo tanto e faremo tanto ascoltare di questo papà, Silvia, che tu... e poi parleremo della tua mamma, ovviamente, che tu ti godi, insomma, è il tuo papà solo per 12 anni della tua vita. 13. 13. Lui è andato via, è il caso di dire, troppo presto. Sì, sì, è andato via troppo presto. Quando la gente muore di infarto, se ne va in tempi brevi, effettivamente. In quei 13 anni, i ricordi più belli, ma forse tutti, ogni santo giorno, ma i ricordi più belli del tuo papà, quali sono? Diciamo che forse i ricordi più belli quando mio padre fece da papà e da mamma, quando mia madre accettò una lunga tournée negli Stati Uniti nel 63 con la William Morris, che era la sua agenzia, ed è rimasta lontano per circa 4 anni. E lui, anche se io avevo 2 tate stupende, magnifico, ci sono anche lì dentro, però lì papà dimostrò, ma faceva il padre, non faceva l'amico, faceva il padre, assolutamente. Perché erano colleghi papà e mamma, sì. Erano colleghi, erano grandi colleghi. Artisti. Sì, sì, assolutamente, e molto diversi come carattere, ma comunque... si sono amati molto, a volte si capivano un po' meno, ma erano anche 2 grossi protagonisti, quindi sappiamo come sì. il protagonismo possa essere a volte di ostacolo. A volte può essere un ostacolo. Non è stato mai un ostacolo invece per le nostre orecchie
ascoltare la musica di questo signore che è un monumento dello swing. Papà giovanissimo viene preso sulle navi da crociera. Provate a immaginare le navi da crociera. No, ho sbagliato. Correggo. Tutto. Nave da crociera è un vizio di forma che si dice adesso. Una volta erano i transatlantici. Hai ragione, è vero. Perché attraversavano l'Atlantico. Esatto. Erano queste bellissime navi, tutte italiane, che partivano da Genova, non solo, perché in realtà c'era anche il Normandy, c'era la Queen Elizabeth, c'era stupendo. Però noi avevamo delle navi stupende. Avevamo la Michelangelo, la Raffaello. Molto dopo. Nel 1932 abbiamo un conte di Savoia magnifico, che forse magari riusciamo a vedere una piccola. Eccolo qua, signori, servito transatlantico e a bordo di tutto quel po' di roba c'era questo ragazzino, bello, simpatico, con un talento a creare la musica, a rubarla nell'accezione migliore del termine, a capirla, a comprenderla. Papà è un naturale ponte, sto parlando troppo? No, abbiamo ancora un minuto, è un naturale ponte con l'America. Ma lui faceva il batterista qui, non cantava ancora, però era... Lui voleva andare in America. Per riuscire a... gli piaceva, aveva già capito che gli piaceva il jazz e voleva andare in America per capirne di più. E allora la flotte italiana dell'epoca l'ha preso come assistente del batterista dell'orchestra della prima classe, e quando il batterista era stanco era lui che intratteneva. Vi racconto... E si è fatto 34 traversate. Salute, sì, 34 sono tante. Sì, è tornato nel novembre del 35. Signori, poi arriva la guerra, poi arriva l'impossibilità di suonare quella musica, ma su tutto questo c'è Natalino Otto che solca le onde della vita e di tutto ciò che accade, esattamente come questo transatlantico. Parliamo in modo corretto, brava Silvia, che giustamente l'ha sottolineato, e porterà la sua musica e farà ballare e continua a far ballare tutti noi. Incontrerà un grandissimo, Gorny Kramer. Insomma, la storia è questa, noi vi stiamo aspettando con Sua Maestà, Natalino Otto. A tra poco. È soltanto un po'. Nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai, batto il piede in su, lo passo in su, giro e viri, giro, centro, destra, conto le stelle luna d'una, ai, cerco sorridere alla luna, ai, provo a picchiettarle da cantare, ma questa solina mi fa sempre male. Signori, sono contenta, si vede? Sono contenta di portare nelle vostre case la storia di quel meraviglioso ragazzo nato nel 1912, il giorno di Natale. Natalino, a Cogoleto, che è una perla piccola così vicino a Genova, e poi vissuto a Genova, Natalino Otto. Applaudite anche a casa, perché proviamo a fargliele arrivare questi applausi. E il nome di Natalino Otto gira, continua a girare il mondo nel modo più bello, come lui merita. Silvia Codognotto Sandon, sua figlia, grazie di essere con noi. E poi un uomo che merita un monumento, un super autore televisivo, super esperto di musica, super signore, Carlo Posio, che di Natalino Otto sa tutto. Troppo buoni. Saremo anche troppo buoni, ma lei è anche troppo bravo, si fidi. Allora, vado subito da Carlo Posio. Intanto grazie per la vostra disponibilità di oggi, perché è un grandissimo regalo. Grazie a voi. Allora, mamma, voglio anche io la fidanzata, 1942, ho un sassolino nella scarpa, 1943. E questa musica la si balla, ci si muove, la si ascolta con piacere ancora oggi. Perché? Ma probabilmente perché è lo swing che fa ballare. In realtà Natalino Otto è stato l'artista che ha portato in Italia questo genere, perlomeno il cantante che l'ha portato, perché già le orchestre tendevano un pochino a ispirarsi ai dischi che potevano avere sentito. Poco fa Silvia parlava dei grandi viaggi che aveva effettuato Natalino Otto nel corso della sua carriera sugli transatlantici. Aveva portato in Italia dei dischi, ma soprattutto aveva ascoltato quella musica sul luogo dove nasceva, quindi aveva imparato a capirla ed era molto curioso
da giovane dell'epoca di questa novità, che per noi era effettivamente una novità. Una cosa molto importante che Natalino Otto a un certo punto della sua carriera aveva fatto, è stato, credo, il primo cantante in Italia che ha portato dall'America il microfono. Cioè ha cominciato a esibirsi nelle sale da ballo con le orchestre rumorose, con sale da ballo anche molto grandi, dove fino a quel momento i cantanti utilizzavano una specie di megafono, quella tromba che si usava anche sulle navi, il portavoce si chiamava, per amplificare in qualche modo la loro voce, però non veniva valorizzata. Lui ha capito, in America ha scoperto che c'era questo strumento che era una consuetudine per tutti i cantanti negli Stati Uniti d'America, ed è stato il primo professionista a comprarsene uno, a investire in un microfono e utilizzarlo nelle serate danzanti, perché erano quelle che lui faceva i primi tempi. E questo è stato un grosso vantaggio per lui. Poi il fatto che la musica che lui avesse scelto di esplorare fosse facilmente ballabile o tirasse al ballo, trascinasse nel ballo, beh, questo è un altro discorso, però effettivamente la musica fino a quel momento a noi quasi sconosciuta che lui ha portato è stata un momento di rottura, un momento di cambiamento per... Un momento di modernità. Di modernità assoluta. Poi tutti quanti si ispiravano a questo genere anche nelle orchestre italiane successive. Pippo Barzizza, Angelini, la radio stessa mandava delle musiche camuffate che però erano chiaramente ispirate agli arrangiamenti delle grandi orchestre delle big band americane. Le chiedo ancora una cosa, quando l'ha conosciuto lei, per conosciuto intendo dire, quando entra Natalino Otto nelle nostre vite? Perché personalmente non posso averlo conosciuto perché ero troppo piccolo quando lui c'era. E poi soprattutto non facevo questo mestiere. Però ecco, io in realtà ho cominciato a sentire parlare di Natalino Otto dalla mia mamma. Eccolo là. Che era una fan accanita di Natalino quando aveva 16 anni. Lei nel 1940 la mia mamma aveva 16 anni e aveva molti dischi di Natalino Otto che erano quasi clandestini, non perché fosse proibito non ne fosse proibita la detenzione, ma perché comunque la diffusione del disco non è come adesso che abbiamo internet che diffonde tutta la musica che vogliamo, noi se vogliamo un pezzo lo troviamo, certo. No, bisognava cercarlo, lei abitava in una piccola città, una città di provincia, quindi trovare anche certi dischi era un po' un'impresa e bisognava un po' darsi da fare. Natalino Otto, è curioso questo di Natalino Otto, che in un momento in cui era importantissima la radio per la diffusione e soprattutto per la conoscenza di un personaggio e di una voce, non aveva a disposizione il passaggio radiofonico, perché era proibita la diffusione, era proibita la diffusione dei suoi dischi. Era proibita un po' per il genere che faceva, molto probabilmente, questa è una tesi che io sostengo da sempre, molto probabilmente c'era anche un attrito tra la casa discografica di Natalino Otto, che si chiamava Fonit, che era in concorrenza all'epoca con la Cetra, che era di proprietà della radio, era di proprietà dell'Eier, quindi... era la diretta concorrente dell'Eier. Poi diventeranno Fonit Cetra, ma questa è un'altra storia. Questo nel dopoguerra, esatto. Ma fino a quel momento erano proprio in assoluta concorrenza. Mandare alla radio la star, perché era la star dell'etichetta, il cantante più rappresentativo di questa etichetta, mandarlo alla radio, beh, sarebbe potuto avere un autogol, quindi poteva essere una concorrenza sbagliata. Qui oggi è sempre difficile interrompere oggi in questa puntata, perché interrompo la musica, interrompo questo racconto, ma... Silvia, che ora non interrompo, guardate, se fossi un gatto a questo punto farei le fusa dalla felicità. Silvia, Natalino Otto, dopo tanta America, portando a casa questi dischi, portando il microfono, ad un certo punto, perché la vita è fatta anche di incontri, incontra il grandissimo Gorny Kramer. Mm-hmm. E sono quei momenti in cui, nell'accezione più positiva del termine, nitro e glicerina si trovano, esatto. Quindi pum! Che cosa succede quando questi due signori veri, si incontrano? Allora, è il contrario, cioè è Kramer. È Kramer che incontra. Sì, perché Natalino faceva ancora il batterista e
cantava facendo il batterista. Siamo nel 37. Sì. Kramer lo incontra a Viareggio in un locale e a questo punto va là e dice: senti caro, ma se tu a sto punto decidessi di cantare, che cosa vogliamo fare? Hanno un attimo meditato, sì, e nel gennaio del 1939 la Phonit acquisisce un nuovo cantante che è Natalino Otto. Si chiamava ancora Natale Codognotto, invece poi è diventato Natalino Otto. E papà, il primo brano che fa è tutto suo, quindi testo e musica, ed è B.R.A. che forse sentiremo oggi. E noi signori vi faremo ascoltare adesso, ora, subito. Quando li sento suonar così mi fanno entusiasmar, e perciò io canto B.R.A. la 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 la. E cantava con una voce di seta quest'uomo, cantava in una maniera bellissima. A proposito di questo disco di B.R.A., era un disco che quando uscì, quando venne distribuito, ci fu una serie di situazioni per cui in certe zone d'Italia il disco era difficile da trovare, soprattutto in certe città. E quelli che ce l'avevano lo suonavano alle feste. E mia madre mi raccontava, mia madre che ce l'aveva, sì, mi raccontava che una volta l'aveva portato, perché uno andava alle feste e si portava i propri dischi, perché ce n'erano pochi in giro, insomma non è che ci fosse la diffusione di adesso, e dice che hanno preso questo disco e lo hanno suonato qualcosa come 48 volte nel corso della giornata, perché era un disco che faceva ballare, quindi aveva, e tanto è vero che diceva non ne potevamo più alla sera, perché l'abbiamo sentito per 48 volte. Non ne poteva più neanche il disco a essere toccato dalla puntina per 48 volte, no. Però questo dà la sensazione di quel tempo, no? Cioè, per dire l'effetto che faceva anche un disco del genere e quanto fosse diverso da quelli che si erano sentiti fino a quel momento. Allora, questa diversità che vuol dire novità, Silvia, che vuol dire coscienza da parte di questo ragazzo che a un certo punto capisce che, suonando perfettamente la batteria, meno male Gorny Kramer, e avesse nella voce, per questo dico voce di seta, lui... Lui aveva fatto una piccola prova, difatti lì nel libro c'è, in uno dei suoi viaggi a New York, lui incontrò un giorno una specie di scatola di vetro dove sopra c'era scritto Taste your voice, cioè provate la vostra voce per un nichelino. E lui entrò, e lì c'è anche la fotografia di questo disco di alluminio, che io ho ancora, e a questo punto lui con un nickel ha messo dentro e ha iniziato a cantare. E capì che forse avrebbe potuto anche cantare, ma da lì a diventare Natalino Otto passeranno altri 6 anni. Benedetto nichelino, possiamo dire, meno male che ha speso quel nichelino. Ah, arriviamo anche a Sanremo, a proposito, come non arrivare a Sanremo, attraversando l'Italia del fascismo, dove tutto ciò che era America Era ostacolato. Certo. In ogni caso la musica di Natalino Otto andava, passava, arrivava, non c'era motivo di... No, perché non c'erano, come Carlo, scusami, forse ti ho interrotto, non c'era nessun tipo di contrapposizione negativa nei confronti della persona, Natalino, certo, né in Kramer. Certo. E che purtroppo facevano la musica negroide, americanoide, come qualcuno scriveva, e quindi Stati Uniti entrati in guerra 7 dicembre del 41, fine. Ma la curiosità è che la musica di Natalino si è diffusa grazie al passaparola principalmente, perché quello era il sistema, cioè in realtà il suo successo anche discografico, le sue vendite discografiche avvenivano perché si sentiva il disco a casa dell'amico, oppure perché l'amico diceva: hai sentito questo cantante quanto è bravo? E gli faceva sentire magari questo 78 giri che aveva in casa, e quello poi andava e cercava anche lui i dischi di Natalino Otto, però senza avere la diffusione radiofonica, solo per le serate poteva, lui faceva sì, le serate. Tantissime serate. Ma quello che sta dicendo, ovviamente, da grande appassionato e conoscitore e da grandissimo autore Carlo Posio,
è il successo, cioè quando è il passaparola che lo decreta, prima ancora di qualsiasi altro tipo di pubblicità, se così possiamo dire. Ma proviamo a fare un salto al 1948 e arriviamo alla classe degli asini, signori, perché se no, perché si chiamerebbe così, esatto, questa meravigliosa opera? La classe degli asini, ascoltate. Signorina Maccabei, venga fuori di lei, dove sono i Pirenei? Professore, io non lo so, dica lei. E sentiamo Martinelli, di mio re degli asinelli, dove sono i Dardanelli? Professore, io non lo so, dica lei. Dal cortile che confina con l'università salta fuori una gallina che una domanda fa. Cocorocco, sentiamo un po'. Professore, per favore, mi vuol dire se è nato prima l'uovo oppure la gallina? Che figura! Figura! Il professore non lo sa. Che meraviglia! Scusate, taglio la pazienza. Allora, Carlo Posio, questa era musica. Musica leggera, ma è talmente bella da sempre da essere una musica classica leggera, non lo so, non voglio spingermi. Beh, in realtà dietro questa musica c'era quel grande musicista e compositore che era Gorny Kramer, che è stato Gorny Kramer, che probabilmente, io ho sempre detto, forse esagerando un po', ma non credo di esagerare, qualcuno mi darà ragione, per me è stato il musicista più completo e rappresentativo del Novecento italiano, senza nulla togliere a quelli, Ennio Morricone, che comunque è arrivato un pochino dopo, e che hanno però tutti imparato da Gorny Kramer. Cioè Gorny Kramer è un compositore, un maestro che ha insegnato un po' a tutti. Non era soltanto quel personaggio televisivo che poi si divertiva ad essere. La fisarmonica di Gorny Kramer. Certo. Gorny Kramer suonava la fisarmonica, ma era una delle tante cose che faceva, suonava 8 strumenti. La fisarmonica è diventato il suo strumento principale perché era quello di tradizione che lui aveva cominciato a suonare da ragazzino. Però la grandezza sta, come in Natalino Otto, in Gorny Kramer, nel fatto di aver aperto una strada a tutti gli altri grandi. Ha aperto una strada a tutti gli altri grandi. Il connubio tra Gorny Kramer e Natalino Otto è stato importante perché tutti e due avevano qualcosa da raccontare e qualche cosa da esplorare soprattutto, e lo potevano fare insieme. Cioè, Kramer ha trovato in Natalino Otto la sua voce perfetta. Perché era perfetta? Perché conosceva il mondo che Gorny Kramer, per averlo visto da vicino, che Gorny Kramer aveva ascoltato nei dischi e lo aveva e si era ispirato anche troppo bene, forse, perché in molti suoi arrangiamenti sono superiori a quelli dei suoi ispiratori. Posso dire di ascoltare Carlo Posio? È una carezza. Ma se parliamo di Kramer, stiamo veramente parlando di un musicista di livello eccelso. Lì siamo all'eccellenza della musica non soltanto italiana. Sì. Kramer è stato in Italia e non è mai voluto andare fuori dall'Italia perché non gliene importava niente, ma se lui fosse andato in America sarebbe stato Cole Porter, sarebbe stato a livello di Cole Porter. Lui è il nostro Cole Porter. E Natalino Otto probabilmente è il nostro Frank Sinatra. Forse l'avevano scritto. Sì. C'è un bel articolo che mi venne fornito qualche anno fa, dove effettivamente era un articolo americano, dove però parlavano anche delle persone che in Italia erano venute in America nell'arco del tempo. C'era qualcuno che diceva: in Italia esiste una versione che potrebbe andare bene, anche perché sono usciti più o meno, avevano 3 anni di differenza. Sì. Natalino era del 12, Sinatra del 15. Io parlo... Natalino entra nel 40 e credo che Sinatra anche lui 40-41 io sono davanti a due esperti per evidenti motivi. Io sono soltanto una persona che ascolta e che ama quella musica. C'è una cosa che rende Sinatra e Natalino Otto gemelli diversi. Mm-hmm. Quando li ascolti li riconosci subito. Non c'è una possibilità, puoi stare anche dentro una tormenta, anche Mare Forza 12, se esiste il Mare Forza 12, e tu che sei impegnato a fare altro magari, ma riconosci Sinatra e riconosci Natalino Otto. 24 settembre 1958, perché? Perché Natalino Otto era una persona buona, generosa
che sapeva scovare i talenti. Sala da ballo di Cremona, suona un complesso di studenti di ragioneria. Natalino Otto e la tua meravigliosa mamma sono presenti. Questi studenti suonano e hanno una cantante solista, una cantante. Una giovane cantante. Una giovane cantante. Aspirante cantante. Aspirante cantante. Chi era? La Mina. La Mina! La Mina! Che all'epoca si faceva chiamare Baby Gate. Sì. E papà, dato che era già un editore musicale dal 1950, allora si prese il gusto di editare i primi brani della Mina. Eppure per quello è il nichelino, è il microfono, è tutto. Abbiamo vari motivi per doverlo ringraziare. Flo Sandons, questo era il nome. Sandon. E il nome di mamma, sposati nel 1955. Esatto, il 2 giugno, festa della Repubblica. Ecco fatto, insomma, il 24 Roma, dicembre, 2 giugno, giugno sì, sempre sì. Date molto molto importanti. Ascoltatela questa canzone, ascoltatela insieme a noi. Questo è stato un successo della Flo. E nasce nel 1951 con un film, Anna, sì, di Lattuada, che fu il primo miliardo di lire cinematografico cash biglietti. Miliardo di lire in che anni? 51. Proprio tanti soldi. Sì, eh? Tanti soldi. E la mamma aveva questo brano di Redi e Galdieri, quindi un brano italianissimo. Sì. E nel 52 prese il primo disco d'oro italiano, perché arrivò al 1 milione di dischi in Italia e 10 milioni nel mondo. Ci sarà anche Sanremo, adesso andiamo anche a parlare di Vittorio De Scalzi, e dobbiamo e vogliamo farlo, ma ci sarà anche Sanremo nella loro vita professionale? Beh, caspita, posso rispondere io? Certo, certo. Allora, mia madre vince il Festival di Sanremo nel 1953 con Viale d'Autunno, esatto, una canzone di Danzi e Bracchi. E nel 54 mio padre fa il suo primo Festival di Sanremo, che è lo stesso festival che la RAI riprende in diretta per la prima volta. Quella foto della copertina, infatti, è proprio quella. Certo. Gli dissero: signor Natalino, può prendere questo badge? E lui fece questa cosa, quindi quella è una cosa storica. La mamma ha fatto 10 festival, papà ne fece solo 5, ma per scelta. Non era un uomo che amava tanto il Festival di Sanremo, lo faceva perché la Fonit ovviamente lo mandava, e lui da buon professionista andava a cantare quello che doveva fare. Carlo Posio, abbiamo parlato di nitroglicerina mettendo insieme Gorni Kramer e Natalino Otto, con la sua Flo, come andò? Ma questo lo può raccontare più facilmente Silvia, che li ha visti da vicino e che ha visto com'era il loro rapporto. Io chiedo penso dal punto di vista musicale. Beh, dal punto di vista musicale, in realtà le loro collaborazioni sono state più che altro televisive, in quanto c'era un'incompatibilità di casa discografica. Flo Sandons incideva per la Durium, che era un'etichetta, certo, piuttosto in voga all'epoca. Lei era probabilmente la star di questa etichetta, mentre Natalino era la star della Fonit, cui è rimasto fedele fino alla fine. Molti cantanti, quasi tutti i cantanti, a un certo punto della loro carriera cambiavano. No, papà è rimasto con la Fonit fino al 60, poi ha fatto fino alla fine del suo contratto, cioè lui non ha mai cambiato. Poi ha deciso di mettersi in proprio e di cambiare anche settore, perché ha fatto l'imprenditore discografico e soprattutto l'editore musicale, che è stato molto importante. A un certo punto ha capito che forse la musica stava cambiando, e quindi anche lui ha diversificato la sua attività. Ha continuato a fare il cantante, a incidere per la sua casa discografica che si chiamava Telerecord, che aveva fondato lui. Però ha affrontato il mondo musicale in maniera un po' diversa, cioè facendo l'imprenditore, il talent scout, l'editore, e facendo l'editore anche di cantanti che nessuno voleva prendere in considerazione, perché era un rischio troppo grosso. Lui è stato un cantante che ha rischiato. Era una persona che viene ricordata da chi ha lavorato con lui come un grande signore, una persona di grandissima umanità, ma anche di un certo spirito. C'era una gag che forse che mi raccontavano i suoi musicisti. Io ho conosciuto alcuni suoi musicisti che avevano collaborato con lui, che erano stati molto vicini a lui, e mi dicevano che lui aveva questa non parlava mai male di nessuno,
perché era una persona corretta, non ha mai parlato male dei colleghi, non parlava mai male delle persone che incontrava, per tutti aveva una buona parola. Però aveva questa gag, ma era una battuta, faceva che diceva, ah, quello bravissimo, grande artista, musicista eccezionale, una persona stupenda, persona veramente persona buona. Peccato che... Questa era... Lo faceva sempre, per chiunque, quindi non c'era... Per chiunque, ecco, non solo per quelli che se lo meritavano, insomma, era un modo di dire. Sono ancora qui a Natalino, a quest'opera bellissima, fatta da Silvia con Dognotto Sandon, La classe degli asini, Natalino 8, 53 anni dopo, perché all'interno di questo cofanetto si trova anche questo, omaggio a Vittorio De Scalzi, e noi ve lo presentiamo così. Baixinha dançante grigio, diabem, baixinha che case, ma c'è dalmé. Baixinha dançante grigio, diabem, baixinha. Che case, ma c'è da me. Esti se destenda la reda e grondane, capesa la sconde. Perché è giusto avere memoria, no? Ricordare. Sì, assolutamente. Questo che abbiamo visto è dal docufilm che troviamo, sì, lì, che avevo già anche messo in commercio nel primo libro. La sintesi è: quello è Piccolo Teatro Studio 1999, trentennale della morte di Natalino, e c'erano degli ospiti. Tra gli ospiti c'era Vittorio De Scalzi con allora la piccola orchestra genovese. Ogni ospite doveva fare una canzone di Natalino, e allora a sto punto, dato che lui era genovese, papà aveva fatto nell'ultimo periodo della sua vita 5 canzoni genovesi di Calabrese Reverberi, bellissime, e c'era questo Bajenga. Allora noi difatti lo sentiamo all'inizio, poi l'abbiamo sfumato. Vittorio De Scalzi ne ha fatto un'interpretazione magnifica e noi l'abbiamo correttamente inserita. Noi abbiamo ancora una fotografia che vogliamo far vedere. Questa è la foto. Questa bambina davanti alla TV, è un po' sfocata l'immagine della TV, ma non ne vogliamo più. No, questo. Era rimasta così, era Farabola che volle lasciare. Questo è il Festival di Sanremo del 58. Chi è la bambina? Ah, c'est moi. Quanto bella. E chi è il ragazzo nella TV? Nella TV, sì. Che in realtà poi nelle fotografie aveva questo smoking color azzurro polvere che andava molto all'epoca. Andava molto. Per noi era tutto bianco e nero. Quindi. Sì, torno poi su bianco e nero tra un istante, perché come posso non salutare Carlo Posio senza ringraziarlo. Io ho, diciamo, in giro per casa ragazzi oppure vado a trovare una mia amica con figli di 13-14 anni. Come faccio a farli appassionare a Natalino 8? Da dove devo partire? Facendoglielo ascoltare, perché lo scoprirebbero come una cosa nuova, e probabilmente non lo hanno mai sentito prima, perché oggi comunque con il telefonino ci si mette la cuffietta e anche si può ascoltare qualsiasi cosa. E questa è un po' la differenza. Silvia Codognotto Sandon, un grande grazie per aver percorso la strada ed essere arrivata fin qui da noi. A Carlo Posio un grande, grandissimo grazie, perché quando noi diciamo te che te, dobbiamo dire grazie a questo signore, a questo grande signore della televisione che fa della nostra memoria virtù. Grazie di essere stati con noi. Viva Natalino 8! Ci fermiamo solo per un istante. Mi fermo. Non è vero. Tra poco vedete che cosa succede. A tra poco.